A tutti voi buonasera dal TG Maxi. In apertura alle elezioni, si sono chiuse alle 15 i seggi per eleggere i sindaci di 5 comuni abruzzesi al di sopra dei 15.000 abitanti. All'Aquila è stato riconfermato il sindaco uscente Massimo Cialente, ad Ortona Sonora Batosta per il candidato del centrodestra Remo Di Martino. Vediamo. Sono stati 5 i comuni abruzzesi tornati al voto per il ballottaggio: L'Aquila, Avezzano, Montesilvano, Ortona e San Salvo. In calo l'affluenza alle urne rispetto al primo turno, 2 settimane fa si è registrato un meno 14%. Nel comune capoluogo di regione, L'Aquila, si sono sfidati Massimo Cialente e Giorgio De Matteis con il 59,2%, pari al 20.495 voti, è stato rieletto il sindaco uscente Cialente. A De Matteis sono andati 14.125 voti, pari al 40,8%. 19 i seggi conquistati dalla coalizione di centrosinistra, 9 al PD, 3 ad Alleanza per l'Italia, 2 a Cattolici Democratici e Socialisti Riformisti, 1 per Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e SEL. 7 i seggi che saranno occupati dalla coalizione a sostegno di De Matteis, 3 al Movimento per Autonomie, 2 all'UDC, 1 per le liste civiche Prospettiva 2022 e Tutti per l'Aquila. Ad Avezzano è stato eletto Giovanni Di Pangrazio con il 56,5% delle preferenze, pari a 10.519 voti, 8.091 i voti raccolti dal candidato del centrodestra Italo Cipollone, pari al 43,5% delle preferenze. 14 seggi assegnati alla coalizione che ha sostenuto Di Pangrazio, 4 alla lista civica per Avezzano, 3 al PD, 2 a FLI e UDC ed 1 ciascuno ad Alleanza per l'Italia, PSI, Grande Sud e alla lista civica Avezzano Futura. A Montesilvano il candidato del centro-sinistra Attilio Di Mattia si impone con il 53,8% sul candidato del centro-destra Manola Musa, che raccoglie il 46,1% delle preferenze. 10.397 i voti per Di Mattia, 8.923 quelli per Musa. 15 seggi conquistati dalla coalizione di centrosinistra, 5 al PD, 2 all'EDV, UDC e alla civica Montesilvano Bene Comune, 1 ciascuno a FLI, SEL, Comunisti Italiani, Essere Montesilvano e Il Popolo di Montesilvano. Vittoria schiacciante ad Ortona del candidato del centro-sinistra Vincenzo D'Ottavio, che si è imposto con un pesante 75,5% sul candidato del centrodestra Remo Di Martino. 8.661 i voti riportati dal neosindaco e 10 seggi conquistati dalla coalizione di centrosinistra. 5 al PD, 2 all'EDV e 1 ciascuno per UDC, SEL, Uniti per D'Ottavio. Il candidato del centrodestra Di Martino ha riportato 2.959 voti e la coalizione ha conquistato solo 2 seggi, uno al PDL e uno al Grande Sud. A San Salvo invece vince il candidato del centrodestra Tiziana Magnacca con il 58,6%, pari a 6.342 voti. 10 seggi assegnati, 5 al PDL, 3 a Cittanuova e 2 alla lista civica popolare. Il candidato del centro-sinistra Domenico Di Stefano, 4.476 voti, pari al 41,4% delle preferenze e 3 seggi, 2 alla lista civica San Salvo Democratica e 1 all'IDV. E a San Salvo, lo avete appena sentito, il centro-sinistra perde una sua storica roccaforte, si impone infatti il candidato del centrodestra Tiziana Magnacca. Queste le sue prime dichiarazioni. Adesso lasciami davvero condividere con tutte queste persone, con quelle che ancora arriveranno, questo momento di gioia. E anzi approfitto, e questo è il mio primo pensiero, quello di ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia, tutti coloro che hanno lavorato per me e con me in questi lunghissimi mesi di campagna elettorale. Ringrazio i candidati che sono stati eletti, ancora di più quelli che non sono stati eletti, che non hanno smesso ne nemmeno un minuto di continuare a lavorare per l'affermazione di un progetto nuovo per la città, di un progetto che apre davvero un'epoca nuova nella città di San Salvo. Credo che l'astensionismo che c'è stato a San Salvo è quello fisiologico, che si ritrova in tutti i ballottaggi. E credo che insomma sia facilmente evidente se solo si considera il dato che invece nelle altre città italiane
c'è stato in termini di astensionismo. Questa città è una città viva, una città che vuole partecipare, e l'affluenza alle urne, al turno di ballottaggio, anch'esso è un risultato eccezionale, quindi io lo leggerei in maniera diversa e riprova come questa città è presente, è assolutamente interessata a scegliere, a fare in modo di essere presente quando si tratta di scegliere il primo cittadino di San Salvo. E io mi permetto di dire sì. Il mio è uno schieramento che è stato caratterizzato dalla presenza di partiti di centrodestra come il PDL, che io anche pubblicamente e formalmente ringrazio, ma è stata una vittoria della città di San Salvo, perché le altre liste sono state liste che hanno visto presenti anche candidati che venivano da una tradizione di sinistra, tantissimi giovani, tantissimi professionisti, tantissimi operai che provenivano dalla società civile. È una vittoria dei cittadini di San Salvo, e io anche oggi, come ho detto in tutta la campagna elettorale, mi auguro di essere il rappresentante di tutti i cittadini di San Salvo, quelli di centrodestra, quelli di centrosinistra e anche quelli di centro. Quindi è una vittoria di San Salvo questa. E cambio di rotta anche ad Ortona, dove il candidato del centrodestra Remo Di Martino è stato schiacciato dal candidato del centrosinistra D'Ottavio, che si è imposto con il 75,5% delle preferenze. Vincenzo D'Ottavio, una vittoria schiacciante sull'altro candidato sindaco al ballottaggio Remo Di Martino. Com'è andata? È andata bene, e oltre le aspettative, una bellissima vittoria, ma è soprattutto una vittoria della città, di chi ci ha voluto dire chiaro e tondo che bisognava cambiare registro. Quali saranno i suoi prossimi primi passi? I primi passi ovviamente sono dedicati soprattutto a rimettere un po' in piedi questa città dal punto di vista di poter dare più lavoro, specialmente ai giovani. Quindi i primi passi saranno ovviamente con le forze sindacali, con le forze sociali di questa città. E Ortona ha bisogno di lavoro, soprattutto per i giovani. La sua nuova coalizione di centrosinistra, lo ricordiamo, la squadra, la giunta sarà pronta a breve? E a giorni ci riuniremo per comporre una squadra che deve essere ovviamente unita, perché deve lavorare solo ed esclusivamente nell'interesse della città. Questo lo voglio dire agli ortonesi, sarà una squadra unita nel vero senso della parola. Un messaggio infine a chi ha perso. Dunque, l'avversario che avevo è di tutto rispetto, un avversario, diciamo, Remo Di Martino, con grande esperienza politica e amministrativa, però evidentemente il fatto stesso che la destra si era presentata all'appuntamento elettorale con tre tronconi e soprattutto l'Ortona che ha voluto cambiare, questo è il messaggio che ci ha dato chiaro e tondo, e noi siamo pronti per amministrare questa città. Remo Di Martino, possiamo dire il grande sconfitto di queste elezioni comunali a Ortona 2012? Certo, grande sconfitto, e augurissimi a Enzo D'Ottavio, che come tutti vedono è stato votato anche dal centrodestra, quindi insomma dovrà gestire anche questa situazione anomala. Io non ho voluto fare apparentamenti, anzi ne ho fatto uno solo con Franco Musa, al quale ho voluto dare una sorta di premio per quello che ha fatto per la città, e quelli che avevano detto che il primo turno era un ballottaggio evidentemente poi hanno fatto qualcos'altro e quindi hanno già fatto il salto della quaglia, ma va bene così, in politica c'è tutto, non c'è nessun problema. Che cosa non ha funzionato all'interno del centrodestra, soprattutto all'interno del PDL? Ma quando il PDL accetta di fare tre candidature diverse e non prende una posizione prima, e si fa dire dai candidati che sono primarie anomale, che poi tutti si sarebbero appoggiati successivamente, è questa la sconfitta politica del PDL. Io non mi sento sconfitto politicamente in ragione di quello che ho dato per la mia città e del fatto che ho rinnovato completamente le liste. Se poi si vanno a vedere delle liste dove c'erano 4-5 assessori e il Presidente del Consiglio candidato, si capisce dove è finita la vecchia amministrazione e chi è il vero sconfitto. All'opposizione Remo Di Martino che cosa farà? Ma mi divertirò, perché finalmente dopo 18 anni potrò distaccarmi e guardare un po' da lontano la mia città. Altri daranno quelle risposte che purtroppo non potevo dare io in termini occupazionali, in termini di sviluppo per la contingenza nazionale che c'è, e comunque io sarò un valido collaboratore di chi vuole amministrare bene la città, su questo non c'è nessun problema.
Passiamo alla cronaca. Sarebbe morto per soffocamento il giovane aquilano Roberto Bonura, il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina nel mare di Las Palmas, nell'arcipelago delle Isole Canarie. Sul collo sarebbero stati rinvenuti dei segni insieme a ferite al torace. E quanto emergerebbe dall'autopsia svolta questa mattina, il giovane si trovava in Spagna per festeggiare il suo 30° compleanno. Le ricerche sono iniziate dopo la denuncia al consolato italiano e alle forze dell'ordine. Bonura è stato ritrovato in mare, nudo e con evidenti lividi e traumi addominali. Sul posto è giunto il padre, Angelo Bonura, ex vice sindaco di L'Aquila, secondo il quale Roberto sarebbe stato puntato da una gang del posto, forse la stessa che lo aveva rapinato la scorsa settimana del denaro e dei documenti. La salma dovrebbe rientrare in Italia mercoledì o giovedì prossimo. Ed ora voltiamo pagina, perché sono durati tutta la notte a Pescara i festeggiamenti per il ritorno della squadra biancazzurra in Serie A dopo 19 anni. E trionfo bianco-azzurro meritato, impressionante, commovente, storico per un ritorno in Serie A da grande del calcio dopo aver fatto parlare di sé tutta l'Italia con Zemalandia. A distanza di 4 lustri il Pescara riassapora la gioia della promozione con una giornata di anticipo e con numeri da record, una vera e propria valanga. Su tutti gli 89 gol realizzati nessuno ha fatto meglio e una media spettatori già da Serie A. Da Marassi a Pescara l'euforia ha contagiato tutti per una tifoseria pazza di gioia che ha festeggiato per tutta la notte per strade, fontane, piazze per arrivare all'aeroporto liberi e poi raggiungere lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia nell'apoteosi collettiva. Un trionfo nato da lontano e realizzato proprio a Marassi, uno degli stadi più prestigiosi d'Italia, dove il Pescara ha concluso col solito show. La doppietta di Caprari e il 28° sigillo di Immobile hanno steso la Sampdoria, che ha resistito solo per 18 minuti prima di crollare al tappeto nonostante i proclami della vigilia. Troppo forte il Pescara di Zeman, troppo grande la voglia di entrare nella storia per non superare l'ultimo ostacolo. Il gol di Juan è solo uno zuccherino blucerchiato, mentre Marassi assiste alla gioia finale con Zeman portato in trionfo con un volto di pietra rigato dalle lacrime, con la firma tutta sua di un successo che in pochi avrebbero pronosticato. La dedica è per Franco Mancini, suo fedele collaboratore. Che emozione! È bello, un anno di lavoro, anche se mi viene da piangere sempre per Franco. Una bella emozione che lei vuole sicuramente dedicare a un collaboratore che non c'è più, ma anche a questi ragazzi che sono cresciuti tantissimo insieme a lei. Hanno fatto tanto, penso che loro giocano sempre. Se under giocare, fare un campionato simile, penso con merito la squadra è riuscita a fare le grosse cose. Solo 3 gol incassati nelle ultime 5 partite, è maturato anche Zeman con questi giovanissimi. Io sono ringiovanito con loro, quindi sono diventato un po' ragazzo come loro. Di quest'annata cosa porterà sempre nel cuore? Vabbè, la squadra che mi ha dato soddisfazione, l'ambiente, i ragazzi e i tifosi che stanno lì su. Una dedica speciale va? Per me è tutto per Franco. E poi Immobile, Insigne, il gioiello Verratti, in una squadra che più squadra non si può, dove tutti giocano per l'altro. Una promozione da distribuire equamente e allora ecco Anania, Balzano, Brosco, Capuano, Bocchetti, Nielsen, Cascione, Sansovini, Cone, Ragni, Zanon, Perrotta, Gessa, Maniero, tutti per uno, uno per tutti, pensando ora al futuro. È una cosa indescrivibile, la prima volta che mi capita e penso che sia una emozione troppo forte. Spero che non finisca mai questo sogno qui. Chi lucidi, sì. Una cavalcata bellissima dalla C. Tanti noi veramente non l'hanno mai vista la Serie A. Speriamo di farla tutti quanti, questo gruppo. L'abbiamo meritato. Questo torneo siamo la squadra più forte. Tutti, mi sa sono merda. È per Mancini questo, è per Mancini e per il tifoso che è morto. Nel cuore cosa porterete di questa annata pazzesca per voi giovani? Tutto, tutto. Dall'inizio, da quando sono io, da gennaio in poi tutto. Il presidente Daniele Sebastiani ha centrato la Serie A al primo tentativo e adesso la conferma di Zeman sarà il primo passo del nuovo corso.
e Verratti non è detto che non rimanga a Pescara. Ma adesso è solo tempo di festa per tutta Pescara e dentro i confini dell'Abruzzo. Una gioia, insomma, travolgente per una squadra di giovani indiavolati finalmente in paradiso. Torniamo alla cronaca. È stato trovato morto Ernesto Crocetti, l'anziano 72enne scomparso ieri nella Marsica, in località Rocca di Botte. Il cadavere è stato rinvenuto dai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Dai primi rilevamenti sul posto sembra che sia stata una caduta accidentale a provocare la morte dell'uomo. L'allarme era stato lanciato ieri pomeriggio dai parenti. La Guardia di Finanza di Giulianova ha sequestrato un chilo di hashish ed arrestato un uomo di origine napoletana residente ad Alba Adriatica. Il 39enne, già sotto osservazione, è stato fermato e perquisito. Con l'ausilio di unità cinofile sono stati trovati nascosti all'interno dello schienale di un sedile della sua auto due involucri contenenti l'hashish. Altri 5 grammi erano nascosti in casa sua pronti per essere spacciati. Informare gli utenti sull'uso responsabile dell'acqua e sull'adozione di tecnologie per migliorare l'efficienza idrica ed elettrica. Questi gli obiettivi del workshop promosso dalla provincia di Pescara e in programma domani. Nell'ambito di Agenda 21 locale della provincia di Pescara, il delicato tema dell'acqua e della sua corretta gestione saranno al centro di un workshop ispirato dal progetto Life Water Click. Water Click è acronimo di Water Against Climate Change, l'acqua contro il cambiamento climatico. Al workshop di domani, martedì 22 maggio, si parlerà soprattutto del corretto modo di comunicare l'esigenza di salvaguardare il prezioso elemento per le generazioni future. Ascoltiamo Ugo Esposito, presidente della cooperativa Edenia, tra i promotori dell'incontro. Il workshop di domani si inserisce all'interno di una campagna di comunicazione sull'uso sostenibile della risorsa acqua. L'attività che si svolgerà domani a Pescara è specificatamente rivolta all'attività di comunicazione sull'utilizzo sostenibile. Il workshop è indirizzato a enti pubblici, autorità territoriali d'ambito, scuole, associazioni ambientaliste, centri di educazione ambientale, associazioni di consumatori. Ascoltiamo Mario Lattanzio, assessore all'ambiente della provincia di Pescara, che evidenzia il ruolo dell'ente. L'acqua è vita e bisogna trattarla in una certa maniera. Come provincia ci siamo inseriti con un programma contratto di fiume, si chiama, dove daremmo delle indicazioni ai vari enti come comportarsi in un intervento in un corso d'acqua, visto che la regione Abruzzo e la provincia di Pescara sono delle zone molto ricche di questa materia che è l'acqua. Un sit-in di protesta davanti a tutte le prefetture d'Abruzzo si svolgerà mercoledì prossimo, nel giorno dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone, della moglie e della scorta. L'iniziativa è di CGL CISL e UIL Abruzzo, dopo l'efferato atto di violenza che ha colpito le alunne della scuola professionale di Brindisi. I sindacati, che sperano anche di incontrare i prefetti della regione, esprimono preoccupazione per il clima di tensione che si sta creando anche nella nostra regione a seguito dei ripetuti atti di intimidazione e violenza che si susseguono da giorni e che richiedono una risposta ferma da parte delle istituzioni. Solidarietà è stata espressa per l'evento tragico che ha colpito l'Emilia Romagna. CGL, CISL e UIL hanno proclamato fermate simboliche in tutti i luoghi di lavoro durante i funerali delle vittime della scuola e del sisma ed esporranno le bandiere listate a lutto in tutte le sedi sindacali. Gli agenti del CITES di Roseto del Corpo Forestale dello Stato hanno sequestrato ad Alba Adriatica piante officinali e statue di avorio illegali. Si tratta di 700 grammi di radici di ginseng e 48 confezioni di cerotti antireumatici contenenti parti di orchidee di cavalluccio marino sprovvisti della documentazione che ne attesta la legale provenienza. Il sequestro è avvenuto in un negozio di prodotti alimentari etnici gestito da cinesi. Ad Atri invece il CITES ha scoperto e sequestrato 3 statuine in avorio di elefante africano detenute da un cittadino del posto che le vendeva su internet in assenza della documentazione di provenienza al prezzo di 5.000 euro. E torniamo a parlare di calcio. In Lega Pro la Virtus batte il Siracusa nella gara 1 dei playoff con un gol di Turchi. Domenica prossima il ritorno in terra siciliana. Il Chieti pareggia 2-2 ad aprile ed ipoteca il passaggio del turno. Buona la prima, con Lanciano che batte il Siracusa schiacciandolo per almeno 60 minuti in un primo tempo dalla prestazione perfetta. Una vittoria di misura che consente di cullare ancora e con più convinzione il sogno della promozione, col rammarico di non aver chiuso la partita con altri gol di scarto, almeno 2 o 3, come dimostrano le occasioni create. Gran pubblico al Biondi con la curva sud straboccante di gioia e colori,
poi l'avvio sprint e il gol di Turchi a pregustare una domenica con i fiocchi. Siamo partiti veramente forte, abbiamo preparato la partita bene, con questi ritmi. Poi c'è stato un calo il secondo tempo, come è normale che sia, ma contro il Siracusa bisogna anche soffrire. Bene tutti col rientro di D'Aversa a centrocampo, la fluidità della manovra sulle fasce, il piazzato di Mammarella che ha fatto gridare al gol, la difesa a doppia mandata, il solito Pavoletti che è stato picchiato duro dall'ex Moi, ha stretto i denti e i nervi non cadendo nella trappola avversaria. Il bicchiere insomma tutto pieno, senza dimenticare che la Virtus ha messo sotto la squadra che sul campo ha collezionato più punti, nascondendogli la palla e letteralmente mortificandola nei primi 20 minuti. Peccato per il rigore sbagliato da Volpe, ma che non se ne faccia un dramma, pensando ora solo alla partita di ritorno. Carmine Gautieri. Una splendida partita, i ragazzi sono stati perfetti in tutto, sapevamo anche del... che la Siracusa giocava su queste palle lunghe dove l'ha fatto negli ultimi 10 minuti e ci poteva mettere in difficoltà, però la squadra ha tenuto, abbiamo creato 4-5 palle gol anche il secondo tempo, penso che la squadra sia stata perfetta nell'arco dei 96 minuti. Ecco. E adesso gara 2 in uno stadio che si preannuncia caldissimo e contro una squadra che dovrà solo vincere. Se il Lanciano prima dei 90 minuti aveva a disposizione un solo risultato, adesso potrà vincere o pareggiare per andare dritto alla finale Serie B. Insomma, Turchi e compagni la promozione dovranno andarsela a prendere. In seconda divisione parte bene l'avventura playoff per il Chieti che esce imbattuta da Aprilia, giocandosi così all'Angelini le possibilità di accedere alle finale con 2 risultati su 3. Grintosi e determinati, ma allo stesso tempo sereni nel saper approfittare del momento migliore per colpire, i ragazzi di Paolucci per 2 volte sono riusciti a riequilibrare il match. Se a questo si aggiunge il fatto di dover giocare oltre 60 minuti con un uomo in meno per l'espulsione di Lacarra, i neroverdi hanno confezionato una vera e propria impresa. I gol, vantaggio laziale all'inizio, buon aiuto, approfitta di un'ingenuità di Migliorini per concludere a rete, Feola segna la rete del vantaggio. Fortuna del Chieti che riesce in pochi minuti a riportarsi in parità, al 19° fallo di Gomez in area su Sabatini che è freddo a trasformare il rigore concesso. I padroni di casa al 25° tornano a colpire, Pignarola sulla tre quarti per Caldeini che si libera e dal limite inserisce. Poi il momento più delicato della partita con la squadra neroverde che si nervosisce al 27° resta in 10 per l'espulsione combinata alla Carra. A poco dalla fine la coda velenosissima abruzzese, Berardino per Del Pinto che sigla il 2-2. Le chance neroverdi sono ora altissime. Dai playoff ai playout, nei dilettanti l'angolana cala il Tris a Sant'Egidio di Ipoteca la salvezza, in eccellenza il Guagliarele batte il San Salvo grazie ad un gol di Letta, vediamo. Il gol di Letta con la deviazione determinante di un difensore biancazzurro permette ai Granata di battere il San Salvo nella gara 1 del triangolare playout sul neutro di Montemarconi di Atessa. Gara combattuta dall'inizio alla fine con i guardiesi bravi a portare il gol vittoria fino al termine, mentre il San Salvo, nonostante tanto possesso palla e tanta pressione, è mancato negli ultimi 16 metri. Savini conferma in blocco la formazione che ha battuto il Mosciano e si affida di nuovo nelle retrovie all'esperienza di Marchetti, in mezzo al campo al fosforo di Ruscitti e dai polmoni di Granata, con l'estro di Dragani e le scorribande di Italiano a supporto di Letta in avanti. Marcello invece non può disporre dello squalificato Pollutri, propone in avanti la coppia Marinelli-Crisci con Marroncelli ad organizzare il gioco in mediana e Ciarlariello a comandare la difesa. I Granata sono i primi a farsi vedere in avanti al quarto con l'iniziativa di Dragani che cerca la palombella sul palo lontano, sfera fuori bersaglio per pochi centimetri. È già il preludio al vantaggio che arriva al 7°. Letta può calciare dal limite, la deviazione mette fuori causa di torno ed i Granata possono esultare per il gol dell'1-0. Lo svantaggio non scompone più di tanto il San Salvo che porta la prima minaccia alla porta di rullo all'11°. Gran destro a giro di Crisci che costringe l'estremo Granata in angolo, dalla cui battuta l'11 di Marcello trova il pari, ma il gol giunge dopo il fischio di Vitucci di Sulmona che aveva già interrotto il gioco. Ci prova ancora Crisci sempre da fuori, ma i suoi tentativi si spengono oltre il legno traverso prima e tra le braccia di rullo poi.
L'11 di Marcello fa la partita, ma sono i Granata che sfiorano il raddoppio. Letta sfodera un capolavoro di sinistro. Ritorno può solo guardare la sfera, che per sua fortuna si infrange sul palo alla sua destra, ed il San Salvo resta a galla. San Salvo che a sua volta accarezza il sogno del pareggio al 33esimo con la spizzata di Crisci. Rullo è reattivo e con un perentorio colpo di reni mette in angolo. Il pallone però staziona stabilmente nella metà campo dei Granata, che faticano e non poco a tenere lontano dal proprio numero 1, chiamato nuovamente in causa in chiusura di tempo dal tentativo di Farina. Il copione del match non cambia nella ripresa, sono sempre i biancazzurri che menano le danze ed in avvio Marcello richiama Di Pasquale per far posto ad Alberico, passando a 3 punte. Poi entreranno anche Argirò e Cardarella in luogo di Di Pietro e Crisci. Al 9 simpatico siparietto con un pastore tedesco che guadagna il rettangolo di gioco e si avventa sulla sfera. Anche lui voleva far parte della gara. I guardiesi si rivedono in avanti a metà tempo, ma sul piazzato di Dragani nessun compagno arriva alla deviazione vincente sotto misura. Il San Salvo schiaccia il guardia Grele nella propria tre quarti, guardia Grele che difende con tutti gli effettivi il prezioso vantaggio. 36esimo, Savini richiama Gremi e Nardone per far posto a Caridio e Stenta e poco dopo uno stremato Letta per Marrone. 40esimo, Vitucci di Sulmona vede un fallo di mani di Dragani al limite e accorda il piazzato ai biancazzurri. Rossi calcia 2 volte e sulla seconda altro fallo di mani ed altra punizione, stavolta è Marroncelli che cerca il palo lontano ma trova il fondo del campo. Il San Salvo non molla di un centimetro e ci crede fino alla fine, anche se in pieno recupero, in situazione di ripartenza, e Dragani a fallire il 2-0 con Ciarlariello e compagni completamente sbilanciati in avanti. La parola fine arriva al 49esimo, fischio che sa di liberazione per i Granata, fischio che fa esplodere tutta la loro gioia per una vittoria sofferta e difesa con le unghie e con i denti, vittoria che però non fa sentire al sicuro i Granata, vittoria che invece è l'unico risultato a disposizione dei biancazzurri mercoledì contro la Rosetana per credere ancora nella salvezza. È tutto, vi ricordo che l'Abruzzo è passato al digitale terrestre, perciò risintonizzate il vostro decoder, troverete Telemax sul canale 12. Tutti i nostri servizi sono invece visibili sul sito tgmax.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata su Telemax.